Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi vi porto a conoscere i protagonisti di un talk dal titolo Il riso fa bene. Parleremo di sport, parleremo di nutrizione, parleremo anche di un prodotto, il riso, che si è dimostrato avere un indice glicemico molto basso. Ma partiamo subito con il primo protagonista, il direttore dell'Ente Nazionale Risi, Roberto Magnaghi. Oggi abbiamo parlato di una ricerca importante dedicata proprio all'indice glicemico di alcune tipologie di riso. Cosa è emerso? È emerso che il riso italiano ha nel panorama varietale delle varietà che hanno un indice glicemico molto basso, e qui andiamo a sfatare delle fake che dicono che il riso bianco non fa bene ai diabetici. Ci sono varietà che fanno bene ai diabetici, ma il fatto di avere un indice glicemico basso non è soltanto un plus per chi soffre appunto di glicemia alta, ma per tutti i cittadini che, potendo utilizzare questa varietà, hanno più energia e quindi vivono la loro vita con un alimento che fa sì godere dal punto di vista dell'alimentazione, ma fa veramente bene alla salute. È stato un convegno molto molto interessante, perché abbiamo parlato di riso in una maniera diversa, con persone con grande competenza, e soprattutto ne abbiamo parlato con preparatori atletici, con chi ha a che fare con un'alimentazione equilibrata, che è quello dello sportivo, che io ritengo che sia un veicolo di informazione e anche di consumo molto importante, perché lo sportivo attrae i giovani, e i giovani sono quelli che più hanno bisogno di conoscere quali sono i valori legati al riso italiano. Parlare di alimentazione nello sport sta diventando sempre più importante e strategico per la preparazione degli atleti. Ne abbiamo parlato insieme a Gianandrea Marchesi, che è qui a fianco a me. Quanto questa strada viene percorsa anche dalla vostra struttura? È diventato un fattore importantissimo di crescita per la squadra e per gli atleti. La preparazione alimentare sta diventando quella percentuale in più che serve per vincere le partite. Sappiamo benissimo che i nostri atleti sono gli atleti professionisti e sono quasi come delle macchine di Formula 1, dove il bullone da 5 centesimi può fare la differenza. Per noi l'alimentazione sta diventando invece un grandissimo ingrediente importante per la nostra preparazione. I nostri atleti stanno lavorando molto sulla preparazione alimentare, stanno lavorando molto sulla conoscenza alimentare, e la conoscenza alimentare sta dando grandissimi risultati dal punto di vista delle performance, perché una giusta alimentazione permette al giocatore di avere altre performance e soprattutto un grandissimo recupero, perché chi mangia bene riesce a recuperare molto meglio. Nello staff di Verona Volley quanti sono i professionisti che si occupano del benessere degli sportivi? Attualmente abbiamo 4 persone che si occupano del benessere degli sportivi. Stiamo cercando di ampliare il nostro staff, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto dell'alimentazione, perché abbiamo delle collaborazioni esterne non a tempo pieno, ma nel nostro futuro ci sarà sicuramente una figura che diventerà a tempo pieno nella nostra società, dove abbiamo già in mente alcuni progetti futuri che ci permetteranno di diventare forse anche un po' dei pionieri nel nostro sport, di alcune scelte alimentari che permetteranno anche questo qua permettere a Verona Volley di diventare ancora più forte di quella che è. Si chiama Zazo Ivanov, preparatore atletico del Verona Volley, l'abbiamo ascoltato per voi. Essere preparatore atletico significa di mettere in campo i giocatori in condizioni migliori psicofisici. Quanto conta l'alimentazione nella preparazione atletica? La preparazione atletica è il fondamento, su quello si appoggia tutto l'altro. Se questo non è a posto, tutto cala. Allora è un passo fondamentale per poter far vedere tutto l'altro. Dalla Bulgaria a Verona, da Sofia a Verona, com'è nato il tuo percorso professionale? È nato lavorando con diversi atleti, e ho fatto un lavoro abbastanza lungo con diverse persone, così hanno notato da qua che volevano provare con me e darmi questa chance di lavorare qua a Verona, che ho sfruttato subito, e da lì non ho guardato mai indietro. Francesco, qual è il ruolo di FIPAV? Ma in generale il ruolo della Federazione Pallavolo è quello di coordinare una serie di attività sui territori. La federazione, c'è ovviamente la federazione nazionale, poi viene calata sulle regioni e sui territori, e c'è un coordinamento dalla testa ai piedi, diciamo, per coordinare tutte le attività che possono riguardare gli allenatori, le selezioni che riguardano me, piuttosto che il sitting volley, piuttosto che le gare.
di eventi, ci sono una serie di importanti di cose, insomma. Vogliamo dare, Francesco, anche qualche numero di quello che rappresenta FIPAF nel Veneto? Sì, beh, nel Veneto siamo circa 38.000 tesserati, quindi siamo la seconda regione d'Italia per tesserati, quindi insomma un numero importante. Io parlo dei numeri che riguardano il mio settore, quindi noi guardiamo centinaia di atleti durante l'anno, un po' più nel femminile perché i numeri sono più alti, però comunque parliamo di centinaia di atleti, e per arrivare poi a selezionarne 14 più 14 e andare a fare un trofeo delle regioni molto importante. Sempre di più il tema dell'alimentazione diventa centrale nella vita degli atleti, se ne è parlato oggi in questo incontro dedicato al riso fa bene. Ma sì, diciamo che l'atleta merita un sacco di rispetto perché di fatto è una professione, l'atleta professionista oggi lavora 8 ore al giorno, quindi di fatto bisogna creare un'attenzione psicologica e anche un'attenzione sull'alimentazione e se possibile coordinare le due cose. Parlando di sport, sono anche sempre di più le professioni che lavorano all'interno del mondo dello sport, quindi nutrizionisti, preparatori atletici e sempre di più adesso entrano anche gli chef. Sì, sempre di più, stanno entrando gli chef ad alto livello, stanno entrando gli psicologi dello sport. Secondo me è fondamentale, proprio per le ragioni che dicevamo prima, conciliare la testa con il lavoro, con l'alimentazione. È una macchina importante che muove macro livelli economici, ma anche tocchiamo le persone, quindi bisogna avere rispetto di questo. Gli atleti sono persone e bisogna cercare di farli stare bene tutto l'anno. Un incontro organizzato dal Consorzio di tutela del riso Nanno Vialone IGP Veronese e voluto naturalmente dalla Fiera del Riso di Isola della Scala in collaborazione con l'Ente Nazionale Risi. Ma abbiamo parlato soprattutto di sport. Capiamo quali sono gli aspetti positivi di questo alimento, ne abbiamo parlato insieme a Natale Gentile. Sì, sicuramente è un prodotto che si sposa molto con l'impegno agonistico. Quello che ho cercato di sottolineare è che addirittura possiamo selezionare le varie varietà di riso in funzione dell'allenamento. Nel pre e post utilizzare o privilegiare alcuni tipi di riso, basandoci su quelli che sono gli indici glicemici del riso della varietà stessa. Inoltre stiamo parlando di una fonte naturalmente agglutinata, quindi ci permette di creare quella riduzione del glutine, dell'apporto del glutine che può avere un risvolto per quanto riguarda la performance. Quindi è un alimento che va sicuramente, può essere parte integrante di una dieta varia e completa, che non è soltanto di cui può trarre giovamento non soltanto uno sportivo, ma credo che chiunque di noi, al di là della propria attività sportiva, debba trarre vantaggio. Che cosa significa fare il consulente in una società sportiva a livello agonistico, a livello nazionale? Ma sicuramente è un ruolo molto importante, perché significa non solo come facciamo come club, partire dalle basi, quindi dai giovani, spingerli quindi la nutrizione come messaggio di educazione alimentare, man mano che poi si va avanti con le categorie, approcciarsi anche alla nutrizione in funzione dell'allenamento e della performance sportiva, quindi l'alimentazione con valore più funzionale al gesto atletico e prestativo. C'è anche un aspetto importante, che è quello di professioni nuove che gravitano nel mondo dello sport. Basti pensare, adesso partirà appunto un master di Alma dedicato proprio agli chef che si dedicheranno allo sport. Sì, questo credo sia un'iniziativa molto innovativa, voluto fermamente dal collega Matteo Pincella, in cui speriamo di voler coniugare ciò che è sano a ciò che è bello anche agli occhi e al palato. Perché quindi ci sarà questo master viene sviluppato in collaborazione con Alma, una scuola di cucina che è rinomata e di cui è inutile parlare perché è straconosciuta, e quindi si articolerà su alcune lezioni frontali più la pratica della cucina, per sviluppare la professionalità di coloro che possono operare nel campo wellness healthy per la preparazione di pasti adeguati agli sportivi e agli atleti.
Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Dedicati ai tuoi occhi, la tua squadra, la tua scelta. A Verona, Benetti Ottica, da sempre. Tra gli stakeholder, i portatori di interesse, in futuro anche gli chef che lavoreranno soprattutto nelle società sportive. Un cambiamento epocale che porta il riso anche tra i piatti più amati dagli sportivi. Sì, e questo è un veicolo molto interessante perché conosciamo e vediamo in televisione molti chef che presentano bene il riso nelle forme più varie, nelle forme più versatili. Quindi siamo abituati a conoscere e aver nobilitato anche il riso da prodotto povero a un prodotto di grande eccellenza. Però il fatto di avere questi chef che portano il riso sulle tavole degli sportivi con piatti che non sono soltanto il riso in bianco, ovviamente ci fanno sperare che i giovani si possano approcciare a questo alimento in modo consapevole. Abbiamo visto nella ricerca sui consumi che abbiamo fatto che i giovani sono quelli che consumano meno riso. Forse abbiamo noi il problema di non proporglielo nel modo giusto. Quindi chef preparati per una sana alimentazione possono essere veramente il futuro veicolo di promozione del riso italiano. Un talk, il riso fa bene, che ci ha permesso anche di incontrare professioni molto particolari come quella del breeder. Andiamo a conoscere Filippo Axari. Breeder è colui che studia, che fa gli incroci e che fa la selezione genetica di un materiale genetico che deriva dagli incroci che fa. E colui che deve entrare nel mondo del riso, nel mondo delle sue creature, per cercare di creare la varietà migliore, la varietà più produttiva, la varietà più resistente, la varietà che sia adatta ai cambiamenti climatici e soprattutto la varietà che abbia un basso indice glicemico. Da quanto tempo ti occupi di questa attività e come è nata la tua passione? Ma la passione nasce con lo studio che ho fatto ormai 42 anni fa. Dopo l'università di Tirana mi sono dedicato al mondo del riso in Albania, l'unico istituto di ricerca sul riso che era a Scutari. Mi sono innamorato del riso e ho cominciato a studiare e fare il breeder di questo cereale, di questa meravigliosa pianta. Quante sono le realtà, le figure professionali che determinano il successo di un prodotto come quello del riso italiano? Ma sono tanti. Quando si fa la ricerca genetica, il breeder deve avere in mente di fare la pianta ideale per quanto riguarda la produzione, la resistenza e il suo comportamento, eccetera. Ma l'obiettivo finale è che deve soddisfare prima di tutto l'agricoltore che lo deve seminare, rispondere alle sue esigenze, ma nel medesimo tempo deve soddisfare anche un'industria risiera che deve acquistare il riso, per cui deve avere la qualità di granello, deve avere la resa di lavorazione che sia al massimo e gli permetta all'agricoltore di trarne il maggiore profitto. Ma soprattutto l'obiettivo finale deve essere quello di soddisfare il mercato e il consumatore, che è in evoluzione. È in evoluzione perché è alla ricerca delle novità, della particolarità e dell'eccellenza. E la ricerca genetica deve offrire questa eccellenza e sempre. Riso italiano, un alimento 5 stelle, il titolo della mostra realizzata dall'Ente Nazionale Risi, visibile per tutto il periodo della Fiera del Riso, dove viene raccontata proprio la produzione del riso. Noi vi aspettiamo naturalmente puntuali la prossima settimana per raccontarvi tante novità dal mondo del lavoro e tante professioni interessanti. Vi saluto e vi aspetto puntuali con il lavoro a 360 gradi.